Intanto il numeratore 2 esprime proprio l'unità del tempo. Se consideriamo per tempo, quello più semplice, il valore di dimezzamento dell'unità, ossia un mezzo. Quando l'unitario tempo è un mezzo, devono essere due i mezzi per ottenere il tempo intero. Però qui la questione non è quella di riferire il tempo al mezzo, ma di riferirlo al ciclo 10. E infatti il tempo 2 è riferito all'8, perché l'8 è tutta la realtà in due tempi, quella complessa, quella che ha 3 più 1, ossia 4 unità reali e 4 unità immaginarie. Sulla base quindi della realtà complessa 8, noi percepiamo le due dimensioni dello spazio, che possiamo considerare come quelle che vanno dal negativo meno 1 al positivo di più 1. Quando noi attuiamo questa divisione, vediamo che otteniamo un valore assai particolare, ora sappiamo bene che l'unità del tempo, quella del sistema internazionale, è un minuto secondo, ma che noi lo abbiamo riferito dal giorno unitario, posto come 86.400 secondi. Se questo giorno di 86.400 secondi corrisponde al tempo un quarto, la totalità unitaria del tempo è data da 4 volte la quantità giornaliera di 86.400 minuti secondi. Cosa intendo io per progressione ordinata? Intendo un numero che si presenta come 1, 2, 3, 4, 5, 6. E infatti vediamo bene che moltiplicando tutti i secondi di un giorno per 4, se il giorno è il 25% nella sua unità del tempo, determina proprio la progressione 1, 2, 3, 4, 5, 6 in centinaia, perché noi stiamo misurando in percento poi, dedotto il 120.000, dedotto perché considerato proprio come unitario. Possiamo considerare unitario il quantitativo di 120.000 centinaia? Sono date da 12 moltiplicato per 10 alla 6. Significa, in parole povere, quando noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0 e percepiamo questo quantitativo con lo spazio reale unitario, che abbiamo visto vale 12, alla dimensione della massa complessa,
positivo o negativa o materiale o antimateriale, la percezione unitaria di questa massa è ottenuta attraverso la quantità data da 12 per 10 alla 6. Essa, postasi unitariamente al riscontro di tutta l'ordinata crescita data da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, quantifica il residuo solo nella crescita 3, 4, 5, 6, 0, 0 ed è la crescita totale dei 4 giorni in minuti secondi, la cui unità è il quarto, e sono giusti a questo punto gli 86.400 secondi che l'uomo è riuscito a misurare in un giorno, perché essi quantificano proprio il tempo in una sua ordinata crescita 1, 2, 3, 4, 5, 6 in centinaia. Questo è valore totale, però è un valore assoluto che noi, per poterlo vedere in modo relativo, dobbiamo condizionare a una dimensione, ed è quella 12 per 10 alla 6, perché 12 vede il modo tridimensionale dello spazio in relazione alle quattro dimensioni della realtà in cui giace lo spazio, e quindi 12 esprime, diciamo, una cubatura attraverso tutti i suoi 12 lati che chiudono il volume. Quindi 12 evidenzia geometricamente in linea il volume, lo evidenzia poi nel volume sia positivo sia negativo contenente la massa, perché un metro cubo contiene 10 al cubo unità di massa, ma sono 10 al cubo positive, 10 al cubo negative, moltiplicate tra di loro nella loro uguaglianza portano alla potenza 10 alla 6. Quindi vedere il 12 per 10 alla 6 significa proprio vedere l'unità di un cubo ottenuto chiuso da 12 linee e che contiene l'unità della massa 10 al cubo per 10 al cubo. Questo modo di percepire la crescita ordinata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0 porta questa totalità a essere vista solo per sottrazione della unità data da 12 per 10 alla 6 e che evidenzia il 3, 4, 5, 6, 0, 0 come la giusta quantità in secondi di 4 giorni, perché ogni giorno, essendo un tempo presente, come il 25%, è un quarto della crescita totale 3, 4, 5, 6, 0, 0.